se te sei un adotto non puoi aiutare gli adotti. Se te sei un adotto puoi aiutare gli adotti solo se sei fuori del fenomeno fisico, oppure se porti quelle che sono le tue testimonianze. Quelle. E le puoi fare. Ma non ti mettere a fare l'ipnosi perché viene un casino che non ti immagini nemmeno. Gli Ux che si interferiscono tra di loro durante l'ipnosi. Abbiamo fatto anche delle esperienze di altro tipo. Sia una in Sardegna che una a Torino, cioè di gruppi di adotti messi insieme, i gruppi di adotti messi insieme, lo dovevamo fare perché gli americani lo facevano e io volevo vedere se avrebbe funzionato, cioè quella che gli americani chiamano terapia di gruppo. Non ha funzionato, ha dato dei risultati, ma non ha funzionato. Per quale motivo? Perché i vari parassiti che sono all'interno degli adotti si riconoscono tra di loro e si creano delle capannelle. Tutti quelli con serpenti da una parte, tutti quelli con la cavalletta dall'altra, e si litigano in continuazione perché invece di litigarsi loro sono gli alieni all'interno, parassiti di queste cose che si fanno la guerra tra di loro. E riveniva fuori un casino allucinante. È stato divertente vedere come funzionava. Noi eravamo psicologo che faceva il direttore del gruppo e casini allucinanti. Beh, però ci ha insegnato. Lo dovevamo fare perché sennò come faccio a dire che non funziona? Non funzionava, però lo dovevamo provare, abbiamo provato per 1 anno, 8 mesi, non ha funzionato, cioè abbiamo ottenuto dei risultati piuttosto negativi, oserei dire. Ecco, questo è l'aspetto della questione.